Dai, Matisse, vieni a vedere che cosa ci ha portato il corriere. Sempre esagerato Amazon con i pacchi, vero? Giganteschi. E dentro sarà mezzo vuoto. Bravo. Farci qualcosa di interessante, gattina. Preso una navicella spaziale. Beh, in realtà la scatola è enorme. Ah, non era poi tanto piccola. Bene, Matisse è pronto per essere spedito. Vero? Basta, i miei gatti non giocano più. Non giocano più i miei gatti. Bravo. Buon caldo. Caldo gattini, vero? Io ho il tempo di andare a prendere la crocchetta e qualcuno è entrato. Il castello di Bonnie, allora lo chiamerò questo. Ma guardalo! Adesso si prende due sberle. Ah no, saggio, gatto saggio. Il castello di Bonnie ha avuto un visitatore. Pensava di trovarci qualcosa da mangiare. Bisogna rimettere le crocchette laggiù, che le hanno finite durante la notte. Massaggiatore per piedi. L'ho scoperto perché me l'ha fatto provare mia sorella quando sono andata a trovarla. Lei è in piedi tutto il giorno e ha detto che quando torna a casa le dà tantissimo sollievo. Io non pensavo che esistessero macchinari simili, non pensavo che ne avrei mai desiderato uno. E invece, dopo che l'ho provato, ci ho continuato a pensare tutte le sere perché io sto seduta tutto il giorno, ma poi ho i piedi gonfi in questo periodo. E mi aveva dato veramente tantissimo sollievo, come un massaggio di riflessologia plantare, quasi, quasi, non è proprio la stessa cosa, però è assolutamente piacevole, perché ti fa, cioè, adesso ti fa i massaggi sotto, ti fa i massaggi in parte, e alla fine, continuando a pensarci sempre e desiderando avere questo massaggio la sera, niente, eccolo qua, è arrivato anche per me. Ed è uguale a quello di mia sorella, perché non volevo rischiare di prenderne uno che non mi desse la stessa sensazione che avevo provato da lei. Allora, vediamo un po'. Questo lo apro, così ve lo mostro. Sì, è grande, perché non so ancora bene dove metterlo. Farò un po' di spazio nell'armadio della cameretta, magari. Così lo metto. Ecco. Quanta carta, cartone. Che abbiamo. Facciamo? Come
facciamo se ci sei tu davanti? Beh, non è pesante, eh. Ecco, è grande, ma. Cioè, pesa un po', ma non tantissimo. Oddio. Lo so, non è molto fashion come cosa, però mi fa stare bene. Non vedo l'ora di provarlo. Qui ci sono del morbido tessuto. Sì, non c'è, non va ad acqua. Io avevo ancora in testa quelle bacinelle con i rullini sotto che metti i piedi in acqua. Invece questa è proprio tecnologica, non c'è acqua, non c'è niente, è solo puro massaggio. Qui c'è una cernierina per togliere la stoffa e pulirla. Si infilano i piedi qua dentro. Bene, adesso me lo studio e poi non vedo l'ora di provarlo, però lo proverò oggi pomeriggio dopo che ho fatto tutti i lavori e la spesa. Devo fare un po' di scorta per i mici oggi. Perché si avvicina agosto e dopo vado in vacanza. Perciò bisogna fare la scorta per i mici prima. Sabbietta, cibo. Sabbietta, sabbietta, sabbietta. Oh, bene. Ecco fatto, sono stata nel triangolo delle Bermuda, Maxi Zoo, Isola dei Tesori e Arca Planet. Ho fatto una super scorta di cibo e di sabbia e ho preso anche un regalino speciale per i gattini, adesso glielo diamo. Ecco qua. Tutta la spesa sul tavolo. Sei contento? Guarda quanta roba ti ho preso, Cicetta. Dai, tua sorella, adesso siete a posto per fino a settembre. Super. Contando che qualcosina c'era da finire anche. Qui ci sono tutte le scatolette, le bustine, le crocchette. E questo è il regalo. Eccolo, guarda, chissà, bisogna stare attenti che non vi facciate male però. Adesso mi butto. Ne sono due, uno a testa. C'è anche questo marroncino. Bene, e con questa suggestiva scena io adesso mi rilasso, cari amici. Oh, e vi auguro buona settimana. Ciao ciao!